Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di quella che è una delle domande che mi viene fatta più frequentemente per quanto riguarda la verticale e i piegamenti in verticale, cioè quale dovrebbe essere la distanza tra le mani e qual è il modo corretto di andare a calcolarla. La distanza delle mani non è uguale per tutti, nel senso che se ci sono persone che hanno una limitata escursione, scapolo omerale in flessione, non riescono ad aprire le spalle completamente ad una certa apertura, e andare ad aprire leggermente la distanza delle mani permette di andare a raggiungere, se non altro, un livello di allineamento delle mani con il resto del corpo, tale per cui la posizione di riposo è una verticale con le braccia leggermente più aperte, ma niente di più. Ok, quindi questo video sicuramente può essere utile a chi già ha una buona verticale o chi vuole imparare la verticale e vuole buttarsi successivamente sul lavoro dei piegamenti in verticale. Quando andiamo a calcolare quella che è la distanza delle mani, bisogna un attimo andare a capire perché vogliamo andare a fare la verticale, che cosa dobbiamo andare a fare. Nella ginnastica il tipico calcolo che si fa è tra le due parallele gomito dita più due dita, generalmente. Si fa questo calcolo semplicemente perché ci sono degli esercizi nel contesto della ginnastica e del lavoro alle parallele per cui voi dovete potervi muovere tra le parallele. Quindi logicamente, se le parallele sono più strette della larghezza delle spalle, cazzo, vi incastrate, non ci vuole tanto a capirlo. Quindi questa distanza qua, se guardate al gomito direttamente di fronte alla spalla più due dita, è leggermente più larga delle spalle. Se noi invece vogliamo optare per un lavoro di verticalismo, è necessario che la distanza delle mani non sia calcolata con una posizione delle spalle abbassata in depressione come questa, è necessario che sia calcolata con le spalle in elevazione. Questo cambia semplicemente perché la mano sarà in linea col braccio e con la spalla, ma la distanza della spalla rispetto per esempio all'orecchio cambia se io ho la spalla giù o se io ho la spalla qua. Questa distanza, se noi la mettiamo qua, abbiamo le spalle che sono depresse e le mani che sono ad una certa distanza, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Se invece lo faccio in elevazione, eccole qua, le mani sono decisamente più vicine e guardiamo, sono all'incirca così. Quindi di distanza tra le mani non c'è tantissimo. Questo è il mio modo di andare a calcolare la distanza delle mani quando devo andare a eseguire una verticale. Idealmente, se la verticale la faccio con le mani così, faccio conto di avere all'incirca 7-8 cm tra i pollici. Se vado a posizionare i pollici completamente aperti, faccio conto di avere 4-5 cm. Quindi questo è un buon modo per capire quella che è la distanza delle mani in verticale, se voi fate verticalismo, se voi fate i piegamenti in verticale e volete farci subito dopo qualcosa di verticalismo e via dicendo. Poi ci sono alcune eccezioni dove andare a utilizzare una certa ampiezza è determinata dal movimento che fate dopo. Se io devo fare un 90 degrees push up con le mani in questa posizione mi incastro il busto, quindi magari se so di fare 90 degrees magari tengo le braccia leggermente più larghe. Poi devo fare qualcosa di verticalismo, in ala verticale sulla mano, restringo un attimo le braccia mentre sono in verticale e comincio con il movimento dopo. Quindi questo è un po' quello che io ho sperimentato di esperienza avendo fatto qualcosina sulle parallele a ginnastica artistica, quello che ho visto iniziando a fare un percorso di verticalismo, quello che ho visto facendo i 90 degrees piuttosto che piegamenti in verticale, vi dicendo, è un po' è l'insieme, tirare le somme per capire che cosa andare a fare. Ok? Ciao ragazzi!